Mr. Spiros Kaplaros will hand over the torch to the president of Friuli Venezia Giulia region, Mr. Fedriga. Governatore Fedriga, con l'accensione della fiaccola possiamo dire che è incominciato il conto alla rovescia verso gli EIOF 2023 attesi in Friuli Venezia Giulia. Qual è il significato della cerimonia di quest'oggi e che significato ha per il Friuli Venezia Giulia ospitare una manifestazione giovanile di grande rilievo come questa? Beh, intanto dobbiamo ringraziare io sì che nel 2018 ci ha segnato questo importante evento. È importante non soltanto per il richiamo che dà, perché sta edizione dopo edizione acquisendo maggiore riconoscibilità a livello internazionale, ma anche per quello che rappresenta. Fa parte ovviamente del circuito olimpico, ma è rivolto soprattutto alle fasce più giovani della popolazione, agli under 18, dove ragazze e ragazzi potranno competere ed anche probabilmente qualcuno di questi sarà anche un viatico per le Olimpiadi del 2026. Quindi un messaggio importante sia per quello che le Olimpiadi comportano, ovvero un messaggio di pace, un messaggio di comunità, che soprattutto in questo momento penso a livello internazionale sia particolarmente importante da far recepire. Dall'altro un messaggio per i giovani, quindi la capacità del sacrificio, di mettersi in discussione, del saper perdere e ovviamente saper ricercare i successi. E infine un importante richiamo turistico per il nostro territorio e mi auguro che questo possa essere uno dei primi passi verso l'attrattività dei grandi eventi sportivi internazionali. Tra l'altro Friuli Venezia Giulia, che ha dimostrato già più volte in passato e anche di recente, uno per tutti, il Giro d'Italia, di avere una grande capacità organizzativa, e avere gli EIOF è la consacrazione di questa grande capacità manageriale. Devo dire che anche l'organizzazione internazionale e quella nazionale ha fatto i complimenti al Friuli Venezia Giulia per la capacità organizzativa, che è dovuta sicuramente ai professionisti presenti, che riescono sempre a dare il meglio di sé e far fare bella figura al Friuli Venezia Giulia, ma anche ai tanti volontari che vengono dalle scuole superiori o dalle università a dare una mano per fare sì che l'evento possa avere successo. E già in questa frase EIOF abbiamo dimostrato come comunità regionale di essere assolutamente all'altezza di organizzare grandi eventi internazionali. Tra l'altro Friuli Venezia Giulia, che ha investito molto nei poli turistici sciistici, e anche qui avremo la riprova di quanto è stato fatto e di quanto magari ancora la regione potrà fare per rendere ancora più attrattiva le nostre località. Abbiamo fatto degli investimenti importanti, soprattutto anche una riqualificazione di impianti e di strutture, perché anche questo, tutta la parte olimpica spinge su questa sostenibilità anche degli interventi, e Friuli Venezia Giulia è assolutamente, diciamo, in linea con questa decisione da parte del CIO. Noi continueremo poi a lavorare, indipendentemente poi dagli eventi internazionali, a una modernizzazione, un aumento del demanio sciabile e della capacità attrattiva per quanto riguarda il turismo invernale di Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie. Grazie. Grazie.